Ben ritrovati, gentili ascoltatori, al nostro settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Reporter. Andremo a conoscere un noto artista. Lui si chiama Carlo Colombo. Il sottoscritto l'ha raggiunto in occasione di un suo concerto presso il centro storico di Treviso. Bene, siamo nuovamente qui a Treviso, al centro storico, al Cricorn. Dunque, vedo che anche l'ufficio stampa mi dà ok, grazie a Luisa. Allora, andiamo a incontrare un noto artista molto bravo, classe 70, 1970. Ecco, vedo che ho detto giusto stavolta perché l'altra volta l'ho fatto. Allora, innanzitutto, ecco, come stai, Carlo? Molto bene, grazie. Sì, perfettamente, proprio bene. Sì. Temperatura ottima, l'acustica qua è vincente, per cui si preannuncia una bella serata. Benissimo, allora ecco, come prima domanda, puoi spiegare ai nostri ascoltatori e telespettatori chi è Carlo Colombo? Allora, Carlo Colombo è un musicista di swing, un pianista e musicista che negli anni ha coltivato la passione della scrittura delle canzoni e, diciamo, continuo a lavorare in questo frangente, cercando di scrivere delle canzoni il più possibile acustiche, utilizzando il pianoforte, soprattutto contrabbasso, e batteria e strumenti a fiato, ovviamente. Questo per creare un'atmosfera di swing senza tempo. Ecco, Treviso è vista in tutta Italia come la città d'arte. Ecco, che effetto fa venire qui a Treviso? Ma io a Treviso ci sono nato, per cui mi fa un bel effetto. È una città che apprezza le cose belle. Quindi ecco, ti senti proprio a casa tua, insomma, cioè ami proprio questa città anche per il contesto artistico? Anche per il contesto artistico, per le persone, per la vitalità, anche se per molti è una città un po' troppo borghese, un po' poco culturale, in realtà non è così. I trevigiani apprezzano le cose belle. Benissimo, sì, ogni tanto si sentono un po' queste voci che arrivano, ecco. Succedono su tutte le città. Se voi andate a Parma diranno: a Parma non capiscono niente, a Mestre, ogni città ha la sua. Io, vedendo altre città, a Treviso in questo periodo è particolarmente vivace, soprattutto sull'aspetto musicale. Ecco, Carlo, come ti sei avvicinato al mondo della musica? Cos'è che ti ha spinto? Un'attrazione viscerale verso il pianoforte fin da quando ero piccino, e di là è partito tutto. Il mondo dei suoni, ho sempre avuto particolare attenzione ai suoni, e per me è una cosa molto importante. Più quasi che il video, più che la visuale, il suono è una cosa che mi comunica molto, mi soddisfa molto in generale. Ecco, le tue canzoni, i tuoi testi, i contenuti, di cosa parlano principalmente? Parlano principalmente dei demoni che abitano dentro di noi, del pensiero che ognuno ha. Non mi occupo di canzoni che riguardano il sociale, ma riguardano principalmente l'uomo e le sue sensazioni. Questo. Non faccio canzoni di guerra o canzoni di protesta, faccio canzoni dove cerco di analizzare la società attuale e le persone come vivono, con i pregi e i difetti. Ecco, tu però hai nominato questo termine un po' così che fa timore, demoni. Perché? Perché tutti noi abbiamo dei demoni e degli angeli, le persone sono fatte da contrasti, del bene e del male, per cui non do una particolare critica, non cerco la bontà o la cattiveria o la classificazione della bontà e della cattiveria, per me le cose accadono e ci sono dei presupposti affinché avvengano delle cose belle o delle cose brutte. Ecco, qui entriamo su un tema che un po', diciamo, la nostra linea editoriale spesso si occupa di questo pianeta che va sempre, a nostro avviso, peggio, ad esempio rumori di guerra, questo presidente degli Stati Uniti che insomma, sta parlando un po' troppo, ecco, si sente rumore di guerra anche nucleare, ecco, perché è stato. Ecco, che effetto ti fa questa cosa, sentire questi discorsi? Sono sempre discorsi brutti, la violenza genera solo violenza e la guerra genera altre guerre, non porta delle soluzioni, non è una soluzione, uno dice assolutamente no. Per cui tutto ciò che è negativo purtroppo accade, come dico non distingo il bene o il male, sono evoluzioni. Evidentemente se il presidente degli Stati Uniti è stato votato, vuol dire che gli americani hanno bisogno di questa figura. Bontà loro, evidentemente ne hanno bisogno, come in altre parti del mondo hanno bisogno di altri tipi di persone, per cui siamo un popolo, l'essere umano, in evoluzione costante. Si spera verso il meglio.
Ecco, aggiungo io, mi sa che qualcuno l'ha messo lì, quel presidente, perché insomma sento tanti reclami, tanto scontento anche da parte degli stessi americani. Cioè, la cosa è un po' dubbia, onestamente. Allora, è dubbia, ma la politica americana si basa moltissimo sul marketing, lo sappiamo, sono i più bravi, perché loro sono i primi che hanno proprio che hanno inventato il marketing della politica. Ed effettivamente Trump ha sfruttato molto i social media, molto le televisioni di cui credo sia anche proprietario, e per cui ha cavalcato quest'onda che sa cavalcare. Dopo, essendo su quel posto, bisogna vedere cosa può riuscire a fare, insomma. Non sembra bene al momento. Quanto gli manca alla fine della legislatura? 2 anni? 3? Quanto manca? Troppo gli manca. Mancherà troppo, pazienza. Potrebbe fare dei danni? Potrebbe fare dei danni. Io mi auguro, tutti si augurano di no, assolutamente. Non credo si arriverà a una guerra nucleare, sinceramente, non credo. Si arriverà a una, credo, un incupimento dell'essere umano, quello è il vero rischio, ossia le persone che si isolano sempre di più, sono ormai dominate dall'esterno, non hanno più il concetto di libertà, quello è la cosa più difficile. Guerre nucleari, sinceramente, non credo. Sarà una guerra psicologica che andrà da cui bisogna difendersi, ecco. Mi piace questo tuo ottimismo, ecco, fa piacere anche a noi della redazione, perché noi vediamo dei segnali che sono abbastanza seri. I segnali sono sempre brutti, ma se fossimo stati ad esempio 100 anni fa probabilmente sarebbero stati altrettanto brutti. Il mondo si divide sempre in cose brutte e cose belle, che viaggiano assieme nello stesso binario. Purtroppo non c'è qualcuno che vince il buono contro il cattivo, questo dualismo non porta a dei risultati interessanti, secondo me. Cioè, il contrasto a cui siamo abituati, rossi contro neri, gialli contro verdi, bello e brutto, caldo contro il freddo, noi siamo abituati a ragionare sempre a due. E in realtà le cose avvengono per un determinato, non dico disegno, ma per una determinata casualità. Ecco, il fatto, faccio un piccolo asterisco, una volta non c'erano gli ordigni nucleari, quindi bene o male, ecco, ora se scoppia un conflitto c'è il rischio di mettere a repentaglio proprio l'intero pianeta, ma comunque ritorniamo sulla figura artistica di Carlo Colombo. Ecco, quali media ti hanno ospitato? Quali media? Ma televisione adesso non ho, precisamente non ho l'idea, credo Telepadova. Sì, quel tipo di media là, sì. Non sono andato a Rai o Mediaset, no, non mi è mai capitato. Televisioni regionali, ma che comunque vado volentieri. Certo, una voce interessante è quella che ci è rimasta per quanto riguarda appunto l'emittenza locale, ben venga, ecco, assolutamente. E una società appiattita forse dai grossi network, no? Da trasmissioni, diciamo così, tra virgolette, spazzatura, ecco, non c'è più l'approfondimento come un tempo dove si andava veramente alle cause, ecco, c'è tutto una programmazione frivola. Questo può aver contribuito ad abbassare il grado culturale della società italiana, secondo te? Crea una grande confusione, parlo dal punto di vista acustico soprattutto, che è la cosa di cui mi occupo. Ad esempio, se voi notate durante i telegiornali, durante le pubblicità sulle principali emittenti, c'è un frastuono che è incredibile e quello confonde. Io ho studiato un po' di acustica, certi tipi di frastuoni, certi tipi di volumi tendono a modificare e a plasmare la mente, aiutano a non pensare. Ecco, tu pensi che sia fatto di proposito questo? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Come quando alzano il volume durante la pubblicità, è fatto di proposito, proprio per entrare, per martellare il cervello e per far entrare dei messaggi che altrimenti rimarrebbero del sottofondo, insomma. Lo stesso accade con i colori, determinati colori vengono messi, determinati suoni vengono messi proprio per gestire questa cosa, per portare le persone a prendere delle determinate scelte. Basta vedere adesso nella campagna elettorale cosa succede, sono cose che uno non dovrebbe proprio ascoltare, dovrebbe spegnere la televisione, leggere un po' di libri, prendere una propria decisione autonoma e andare a votare il 3 marzo, ad esempio.
Ecco, magari sul film il volume viene tenuto leggermente più basso di livello standard, poi quando c'è la pubblicità lo si porta a livello suo. Assolutamente, sì, sì. Portano a livello. Ecco, me lo puoi confermare questo? Sì, 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 sì. Se voi state guardando una qualsiasi trasmissione, poi arriva la pubblicità è a un livello di volume, o vado sul tecnico, di compressione molto più alta, proprio per proiettare questo suono nella testa delle persone. Allora, le prospettive in futuro di Carlo Colombo quali sono? Di suonare, di continuare a suonare e suonare ancora, insomma, cercando di rallegrare, di creare qualcosa di bello per le persone, possibilmente con strumenti acustici, proprio perché tutta l'elettronica, tutta l'elettricità confonde effettivamente la mente. Voi musicisti, artisti, trovate difficoltà entrare in un mondo lavorativo in questa materia? Della musica, ma nella musica è sempre stato difficile storicamente, non esiste un periodo buono per fare questo tipo di lavoro. Bisogna darsi da fare, trovare le opportunità dell'epoca, perché in questa epoca, ad esempio, è un'epoca ottima per farsi l'autopromozione a pochi soldi. 10 anni fa o uno poteva investire tanti soldi nella televisione, se no erano precluse certe vie. Adesso si è tutto un po' polverizzato, tutto qua, per cui ogni periodo storico ha la sua difficoltà, questo ha una sovrapproduzione di musica, di arte, di cultura. In tempi passati c'era una produzione minore, ma era quasi impossibile farsi ascoltare. Allora, senti, proprio in conclusione un messaggio da dare ai giovani. Ascoltate musica, leggete libri e fate delle passeggiate all'aria aperta. Quindi meno smartphone? Usarlo con intelligenza, perché è un metodo che serve, ormai inutile, non bisogna demonizzare, è come quando si demonizzava la televisione anni fa, è il mezzo che ci ha passato quest'epoca, che può essere interessante, è come un'autovettura ti permette di arrivare prima, ma se uno si schianta sul palo muore, è la stessa cosa, vale su ogni mezzo tecnologico, compresi gli smartphone. Bene, grazie a Carlo Colombo, tanti auguri. Auguri anche a voi e buona continuazione. Ritorniamo in studio, ringraziamo Carlo Colombo per queste informazioni, per queste considerazioni che ci fanno anche imparare nuove cose, anche sull'aspetto tecnico. Ringraziamo anche voi che ci avete seguito, il nostro settimanale di approfondimento ritornerà come sempre la prossima settimana, sempre agli stessi orari. A presto!